Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buonasera dalla redazione. In apertura parliamo del viaggio del Premier Matteo Renzi in Ucraina e Russia. Il Presidente del Consiglio oggi è a Kiev, dove ha incontrato il Presidente Petro Poroshenko per affrontare il nodo degli accordi di Minsk sulla tregua nell'est del paese. Renzi ha ribadito che l'Italia farà ogni sforzo perché gli accordi possano trovare piena efficacia e implementazione, ed ha assicurato sostegno economico a Kiev, chiedendo il rispetto dell'indipendenza e della sovranità dell'Ucraina. C'è la possibilità che Renzi e Poroshenko si ritrovino a Roma per un vertice bilaterale. Il presidente ucraino ha ringraziato l'Italia per il suo sostegno all'Ucraina. Prossima tappa del viaggio del Premier è Mosca, dove domani incontrerà il presidente russo Putin e deporrà fiori nel luogo dell'attentato a Nemtsov. Cambiamo argomento. Dopo l'ultima tragedia del mare, nella quale hanno perso la vita 10 migranti, l'Unione Europea ha deciso di accelerare l'agenda europea sulle migrazioni, anticipandola da luglio a metà maggio. Lo ha riferito il primo vicepresidente della Commissione UE, Timmermans, secondo il quale l'immigrazione è un problema che riguarda tutti. È intervenuto anche il commissario all'immigrazione Avramopoulos. Frontex non è la guardia delle frontiere UE. Se vogliamo un sistema di guardie di frontiera, dobbiamo crearlo, ha detto il commissario greco. Russia, l'omicidio Boris Nemtsov. Gli investigatori sarebbero in possesso di alcune fotografie di almeno due persone di origine caucasica sospettate dell'assassinio. La notizia è riportata da RenTV, secondo cui gli inquirenti starebbero cercando di identificare i sicari servendosi di fermo immagine estrapolati dai filmati delle mini videocamere di automobilisti di passaggio. Il presidente Putin è intervenuto sulla vicenda, chiedendo di liberare la Russia dalla vergogna di delitti che hanno una grande risonanza, compresi quelli a sfondo politico. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 17:30 circa. Vi auguro una buona serata.